quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per il nostro gelo di melone. Ed è inutile che mi dite anguria, perché anguria al di là dello stretto. In Sicilia, chi è un muloni? Muloni. Allora, per il gelo di melone, come dicono nella patria palermitana della nascita di questo dolce. Da quella parte. Dove? A Palermo, la zona del palermitano, dicono cose strane, parlano in modo strano. Dici che melone con due L non è bello. Allora, cosa serve? Innanzitutto un chilo di succo, un litro di succo di anguria, poi una decina di fiori di gelsomino, il cui ciauro si spanderà all'interno del nostro gelo, poi 90 grammi, 95 di amido di mais, 90-95, a seconda che lo vogliate un pochettino maggiormente denso o meno denso, o meglio, a seconda che tiriate fuori il succo liquido o un po' pasto setto. Questo dipenderà dalla grana del vostro colino e dal modo di estrazione. Se lo passerete col vecchio passino o lo frullerete, avrete un colino a maglia così larga, 90 grammi di amido. Se invece tirate fuori il succo con l'estrattore o la centrifuga, meglio la centrifuga dell'estrattore, ve ne consiglio qualche grammo in più perché il succo sarà un po' più liquido. Poi dai 100 ai 150 grammi di zucchero semolato. Ombretta, queste ricette con questi divari così larghi. Ma il melone ve lo vendono sempre con la prova? Certo. Alla palermitana? Con lo zucchero, no, certo, certe volte la... questa è che è bellissima. E come diciamo noi, oggi un mulone è una cucuzza. Non sa di niente certe volte. Se sa di poco, aggiungete più zucchero. Se è dolcissimo, scalate di zucchero. Io ne metto sempre 120 grammi circa, ma a me piace dolcino. Bravo, quindi voi assaggiate e casomai aggiungete. Poi per guarnire, gocce di cioccolata. Alcuni mettono la granella di pistacchi, io no, metto solamente i gelsomini a guarnizione. Allora, iniziamo. Come prima cosa tagliamo la polpa del melone. Io lo continuerò a chiamare melone per tutto il video perché, essendo una ricetta tipica, mi avvalgo della tipicità. Allora, lo taglio a pezzettini perché a pezzettini mi viene più semplice scovare i semi che vanno eliminati. Quindi, un lavoro antico. Io mi ricordo che la mia mamma a Cefalù faceva questo una volta con le sue amiche, un pomeriggio lo dedicavano, ma ne facevano per tutte le famiglie. Col passato, tipo cinque meloni, era bellissimo. Ok, ripulita la nostra anguria, inserisco i pezzetti nel boccale del frullatore. Questa è una cosa che gli antichi opinerebbero molto. Voi fatelo col passaverdure, con l'estrattore, non rompessero le balle. Io vado di frullatore per una questione di velocità. A velocità smodata. Versiamo filtrandolo il nostro succo. Ma non pestiamo perché sennò passa la polpa. Dobbiamo solamente fare in modo che passi attraverso le maglie del colino la parte liquida. A questo punto io tuffo i gelsomini dal profumo inebriante e do una mescolatina. Poi li tirerò fuori.
questo lo togliamo, perché questo porterebbe troppa pastosità al gelo, lo farebbe venire meno fine. Non che sia brutto di sapore, quindi se siete contro gli sprechi e ve ne fregate della finezza del gelo che si scioglie in bocca e avere un po' di polpa di melone non vi dà fastidio, potete usarlo. Ma siccome noi qui vogliamo farlo in purezza, e allora lo eliminiamo. Sì, potete salvarlo, potete darlo con un cucchiaino di zucchero ai bambini come merenda, anche senza cucchiaino di zucchero. Adesso lasciamo stare a decantare per almeno 5 ore i nostri fiori di gelsomino. Una notte, se lo vorrete, dal sapore intenso. Ci vediamo tra 5 ore. Ed eccoci qui a prelevare i fiori di gelsomino. Sono passate 5 ore? Sono passate molte più di 5 ore. No, è passato un intero giorno. A questo punto prendo il mio amido e prendo un pochino di succo di melone e lo verso. E piano piano faccio disciogliere l'amido, che non butterò quindi tutto insieme all'interno del gelo per non creare un macello. L'amido da prima diventerà duro, poi versare un altro po', vai, basta, vai, vai, puoi continuare, ok, piano piano si scioglierà. E adesso, una volta che l'amido si è disciolto totalmente, lo verso nell'insieme e mescolo. A questo punto verso anche lo zucchero. E pongo sul fuoco. Addensando, vedete? Sta cambiando colore. Prima rosa fragola, è pronto. Voilà. Abbasso, abbasso, abbasso. Ok, quando diventa così rosso, è pronto. Bello denso e bello rosso. Adesso ho preparato le tazze. Voi, se avete gli stampini, fatela negli stampini. Io voglio farla nelle tazze, perché poi che userò come stampini, ovviamente. Quindi le riempio d'acqua, poi le svuoto in modo che rimanga un leggero fondo d'acqua. E piano piano le riempio un po' qui, un po' qui, un po' qui. Voi direte: perché le riempio un po'? Perché io, se nel frattempo un po' si raffredda, siccome io sono sempre ombretta, ragazzi, metto le gocce di cioccolato. Molti non le mettono dentro, io sì, perché mi piace che proprio si trovino come i semini dell'anguria. Se li mettete sul bordo si vedranno da fuori e non si dissolveranno. Ok, mentre questi li faccio un po' più altini. E adesso mettiamoli in frigorifero per almeno 4-5 ore. O in freezer per un'oretta.
assaggiatelo ben freddo. Ben freddo e venitelo ad assaggiare in Sicilia, alle pendici dell'Etna. Ciao!